questo curioso personaggio, dico curioso personaggio proprio per un aspetto di fondo, e cioè come ciò che lo ha fregato è stato l'assolutismo, il fatto di partire da una sostanza teorica, no? Proprio portata a ridosso di qualcosa che teorico non è, quale appunto la creatività. Cioè guai a quell'autore che cerca di diventare creativo partendo dalla teoria e cercando di starsene legato. Per cui lo stesso discorso vale anche nel momento in cui si applicano questi metodi. Però è anche vero che una volta lasciato da parte l'assolutismo, diventa un personaggio davvero centrale, perché proprio quell'anticrusca, quel pensiero di anticrusca è quello che poi continuerà anche nei secoli a venire, nel pieno Settecento, ne vedevo nel pieno dell'Ottocento. Cioè, paradossalmente il concetto dell'anticrusca diventa fondamentale nella difesa di Tasso, no? Al punto da far perdonare persino Galileo, perché quando a un certo punto gli scritti di Galileo escono, a loro volta sono presi in considerazione, ma uno che vada a leggere, beh, sono implacabili contro la crusca, ma insomma, il nome di Galileo in fondo lo salvaguarda, no? Quasi come dire, quelli sono dei teorici, questo lo applicava anche ad un uso concreto. Ecco, mentre ciò che cadeva proprio nel momento in cui c'era questa crescita, cadeva invece l'assolutismo riguardo semmai proprio ad Omero e Virgilio, perché se c'è un aspetto che verrà invece imputato tante volte a Tasso, sarà proprio il continuo riferimento a Omero e soprattutto, devo dire, anche a Virgilio. Ecco, quindi l'aspetto teorico è quello così che lo frega, l'aspetto invece creativo di Fonti è quello che lo salva. Ecco, devo dire, credo che Don Marco è già pronto a dare le linee lì, e tanto io grazie ancora ad Antonio per questo approfondimento. Ecco, approfitto di questo momento perché poi al termine entreranno anche persone varie ad allestire impianti per cose che ci saranno domani in questa sala, quindi ringrazio tutti coloro che hanno partecipato, in modo particolare chi si è sobbarcato evidentemente l'onere della relazione, della presidenza, doppio naturalmente a chi ha fatto e l'uno e l'altro. Ringrazio soprattutto il professor Spera, che ha progettato sostanzialmente questo convegno. Io ho fatto un po' da notaio, ma non è stato un contributo di altissimo livello teorico il mio. Il guadagno teoretico è ancora tutto da fare. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato e ricordo che sarà inviato ai relatori anche un file con le norme redazionali e la zelantissima segretaria, che attualmente ha dovuto raggiungere il suo paese extracomunitario perché lavora a Friburgo, e manderà anche la piccola norma che dice di una consegna entro la fine di ottobre. C'è tutta l'estate, sappiamo che il professor Paccagnini non lo farà entro la fine di ottobre, ma prima o poi le maledizioni che gli mandiamo attaccheranno e allora sarà il diluvio universale. Grazie e ci ritroviamo qui tra 10 minuti.